questo è il titolo che abbiamo dato al cammino di pace di quest'anno, 1 gennaio 2021. Pace che libera dalla paura. Sì, è una delle prime cose, no? Il primo dono che questa pace, dono di Dio, dà a ciascuno di noi. Quella paura che c'è sempre stata, no? Purtroppo, per l'altro, per il diverso, per chi è di un altro popolo, e che con la pandemia da coronavirus è diventata anche la paura per l'altro che è semplicemente altro da me. Anche il mio familiare, il mio vicino di casa, il mio collega di lavoro può diventare potenziale contagio, o io posso esserlo per lui e per lei. Il rischio di questa malattia è quello di acuire ancora di più la nostra paura nei confronti dell'altro, del fratello. E allora solo un mondo di pace, cioè che riconosce che nella pace di Dio camminiamo insieme, ci rispettiamo gli uni con gli altri, riconosciamo il dono dell'altro, può rinascere un mondo nuovo e ci libera quindi dalla paura. E poi disarma la violenza. Sì, perché in questo mese di gennaio 2021 entrerà in vigore il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. E quindi è un importante passo per eliminare, no, questi strumenti di distruzione di massa. Che mondo sarebbe un mondo senza armamenti? Tutte le risorse che impieghiamo per le armi, per costruirle, per venderle, per custodirle, se fossero invece questi fondi impegnati per risolvere il problema della fame, della salute, che mondo sarebbe? Molto migliore dell'attuale. E allora per questo abbiamo bisogno di pace. Pace perché un mondo nuovo possa iniziare come dono di Dio e frutto anche del nostro lavoro. Quest'anno, come vedete, poi ovviamente il cammino non è come gli anni precedenti. Non possiamo trovarci insieme per le vie della città e della nostra diocesi. Però ecco, non cogliamo questa occasione. Siamo nelle nostre case e però grazie a questi strumenti possiamo tenerci uniti. E allora grazie anche a questo strumento possiamo camminare lo stesso insieme, che sia questo semplicemente il primo passo di un cammino che duri un anno intero. Insieme con noi poi c'è sempre stato anche il nostro vescovo Beniamino. Anche quest'anno è con noi, certo dall'episcopio dove vive, sta seguendo, ma ci ha mandato anche il suo saluto e allora lo accogliamo volentieri ed iniziamo con il nostro vescovo Beniamino questo nostro cammino di pace. Carissimi amici, quest'anno non possiamo compiere materialmente, concretamente, il cammino di pace muovendoci da un luogo preciso verso la chiesa cattedrale. Ma non per questo vogliamo sospendere questo evento importante che caratterizza la nostra diocesi, il nostro territorio all'inizio di ogni nuovo anno civile. Vogliamo trovarci insieme attraverso i mezzi della comunicazione per riflettere, per testimoniare la nostra sete, potremmo chiamarla, la nostra fame, il nostro desiderio di pace per l'umanità intera. Probabilmente attraverso questi mezzi, e ringrazio chi si adopera per rendere possibile questo cammino di pace, attraverso questi mezzi quest'anno raggiungeremo un numero maggiore di persone rispetto agli anni precedenti. E però noi siamo sempre legati e speriamo che presto possa essere possibile l'incontro degli sguardi, la stretta di mano, il rumore dei nostri passi e anche le voci delle nostre parole, dei nostri canti. In questo video ci sarà anche presentato il messaggio di Papa Francesco per la 54esima Giornata Mondiale della Pace, che porta questo significativo titolo, La cultura della cura come percorso di pace. Io l'ho letto per intero, merita di essere approfondito, mi ha colpito un'espressione che in sintesi può rappresentare anche tutto lo sviluppo del messaggio e consiste in questo: è necessario convertire il nostro cuore, cambiare la nostra mentalità per cercare veramente la pace nella fraternità e solidarietà. Ecco due fondamenti, ma anche due obiettivi che il Papa propone per un vero cammino di pace, quello di realizzare la fraternità tra tutti gli uomini e le donne di questo mondo. Basterebbe ricordare anche la sua enciclica che inizia citando un'espressione di San Francesco d'Assisi, fratelli tutti, ma questo è possibile nella solidarietà, quando ciascuno sente che il problema degli altri è anche il suo problema. Ringrazio tutti quelli che interverranno in questo cammino di pace trasmesso, e a tutti voi auguro che sia un nuovo anno ricco di fede per i credenti, ricco di fraternità e ricco di solidarietà. A tutti l'augurio di un buon anno. Signore e Padre dell'umanità, che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace. Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre. E sia la pace con noi, e sia la pace con noi, e sia la pace con noi, ed è shalom, shalom, shalom aleichem. Il nostro cuore si apra a tutti i popoli e le nazioni della terra, per riconoscere il bene e la bellezza che hai seminato in ciascuno di essi, per stringere legami di unità, di progetti comuni, di speranze condivise. Amen. Papa Francesco, anche nel messaggio per questa giornata, ripete la sua esortazione. Le cause di conflitto sono tante, ma il risultato è sempre lo stesso: distruzione e crisi umanitaria. Dobbiamo fermarci e chiederci cosa ha portato alla normalizzazione del conflitto nel mondo e soprattutto come convertire il nostro cuore e cambiare la nostra mentalità per cercare veramente la pace nella solidarietà e nella fraternità? Quanta dispersione di risorse vi è per le armi, in particolare per quelle nucleari, risorse che potrebbero essere utilizzate per priorità più significative, per garantire la sicurezza delle persone, quali la promozione della pace e dello sviluppo umano integrale, la lotta alla povertà, la garanzia dei bisogni sanitari. Che decisione coraggiosa sarebbe quella di costituire con i soldi che si impiegano nelle armi e in altre spese militari un fondo mondiale per poter eliminare definitivamente la fame e contribuire allo sviluppo dei paesi più poveri. Dio Padre, creando il mondo, ha lanciato la nostra umanità intera in una grande avventura, il grande sogno di Dio, no? Di questo mondo dell'Eden, un mondo però che ha riconosciuto subito anche la dimensione del peccato, del fallimento, ma Dio non si è stancato di questo, no? È continuato e continua a sognare un mondo nuovo, un mondo di pace noi chiamiamo, no? Ma che è in fondo il mondo di Dio. E allora adesso ci metteremo in ascolto proprio di questa parola, di una parola del profeta Isaia. Sono alcuni brani che abbiamo scelto che ci raccontano allora innanzitutto questo grande sogno di Dio, un sogno che diventa possibile e un sogno che diventa possibile anche grazie al nostro impegno. E allora seguiamo con attenzione questa parola, la parola del profeta Isaia. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. I popoli spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, dalle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Udranno in quel giorno i sordi le parole del libro, liberati dall'oscurità e dalle tenebre. Gli occhi dei ciechi vedranno. Gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore. I più poveri gioiranno nel Santo di Israele. Perché il tiranno non sarà più, sparirà l'arrogante. Saranno eliminati quanti tramano iniquità, quanti con la parola rendono colpevoli gli altri, quanti alla porta tendono tranelli al giudice e rovinano il giusto per un nulla. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete. Ecco, il vostro Dio viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso sorgenti d'acqua. Ci sarà un sentiero e una strada, e la chiameranno Via Santa. Sarà una via che il suo popolo potrà percorrere, e gli ignoranti non si smarriranno. notizie di cose che non vanno, e ce ne sono, certamente, ma ogni tanto abbiamo bisogno di vedere i segni di speranza, quei sogni di cui ci parlava anche il profeta Isaia, che si realizzano, sì, si realizzano anche grazie a persone semplici, concrete nel loro quotidiano o anche in scelte magari un po' più impegnative. E allora avremo l'occasione adesso proprio di sentire innanzitutto una testimonianza. Giulia, una ragazza vicentina nostra che si trova con l'operazione Colomba della comunità Papa Giovanni XXIII, si trova niente meno che in Libano, uno dei paesi che hanno un gran numero di profughi e che vivono questa situazione di allontanamento di casa e di situazione di ingiustizie e quindi di mancanza di pace. Una ragazza che cerca di sporcarsi le mani per fare la sua parte, per educare alla pace e costruire un mondo di pace. Sa una parola importante, che ci colpisce, perché anche noi possiamo, nel nostro piccolo, qui oggi, diventare costruttori di pace. E poi, oltre a Giulia, ci sarà un'altra parola autorevole, padre Alex Zanotelli. Lo conosciamo tutti, da molti anni, un missionario della pace e della solidarietà, che ha vissuto per primo questa sua scelta in maniera concreta e poi con le sue parole, la sua testimonianza, è stato pungolo e stimolo per la Chiesa e per la nostra società civile. Anche oggi ha qualcosa da dirci in riferimento proprio al tema del disarmo e della pace, lo ascoltiamo volentieri, accogliamo la sua provocazione perché anche il nostro cammino sia davvero un cammino di uomini e donne che vogliono costruire concretamente la pace qui ed oggi. Ciao, sono Giulia, sono una volontaria di Operazione Colomba. Operazione Colomba è il corpo civile di pace della comunità Papa Giovanni XXIII. Dal 1992 Operazione Colomba ha come sogno quello di vivere concretamente la non violenza in zone di conflitto. Attualmente Operazione Colomba si trova in Palestina, in Colombia, a fianco della comunità di pace di San José de Apartadó e in Libano, nei campi profughi siriani. Io sono una volontaria del progetto Libano e oggi vorrei un po' raccontarvi quello che noi facciamo e come stanno le persone con cui ogni giorno condividiamo la vita e un po' anche i loro sogni. Noi volontari viviamo in un campo profughi a nord del Libano, a Tel Abbas, nella regione di Akkar, e qui viviamo in una tenda di nylon e di cartone e tutti i giorni condividiamo proprio direttamente la vita di queste persone. Accogliamo diverse famiglie nella nostra tenda ogni giorno che vengono a raccontarci sia il loro tragico passato sia le ingiustizie che vivono tuttora. Il Libano infatti è un paese molto piccolo, attualmente in una grande crisi economica, e attualmente è anche campo di molte manifestazioni di malessere del popolo libanese e esce da pochissimo dall'esplosione del porto di Beirut, quindi è un paese che non ce la fa più. È un paese anche dove ci sono quasi 2 milioni di profughi, la maggior parte siriani, palestinesi e iracheni, ed è proprio difficile, quello che noi ogni giorno viviamo. I profughi siriani vivono come fantasmi, infatti non è legale la loro esistenza all'interno del paese, e sono molti. Vivono spesso in campi profughi, in garage, ora è molto freddo, quindi potete immaginare, vivono come noi in una zona di fatica, in una tenda di nylon e cartone. E spesso all'inverno soprattutto i bimbi o le persone più fragili muoiono e noi condividiamo tutto questo perché crediamo fermamente che la condivisione diretta sia il modo più efficace per stare vicino alle persone. Spesso ci ritroviamo a fare collegamento tra i bisogni di queste persone con le ONG che si trovano nella città, ad accompagnarli attraverso i checkpoint, quindi a fare delle vere e proprie scorte civili, quindi proteggere queste persone, perché di fatto il nostro passaporto europeo porta con sé un sacco di diritti umani che questa gente non ha, quindi il fatto che noi siamo al loro fianco o meno cambia purtroppo il destino di queste persone spesso. Quindi ci ritroviamo a prendere i servizi, i minibus pubblici insieme a loro, a fermarci i checkpoint insieme a loro e a cercare di seguire tutto quello che succede. Facciamo anche un lavoro di advocacy e di denuncia delle ingiustizie che loro vivono e che sono tantissime, dagli sfratti, dalle discriminazioni, dalle violenze, dalle ingiustizie le più disparate. Addirittura è molto difficile accedere alla sanità, spesso vengono lasciati fuori, spesso si muore, ecco, per discriminazioni. E quest'anno entriamo nel decimo anno della guerra siriana, che è a 3 km da noi, ecco, il confine siriano. Quindi questa gente vede la propria casa dal campo, quando c'è ancora rimasta, e non ci possono accedere. Un altro livello in cui siamo inseriti è il livello di corridoi umanitari. Dal 2015 collaboriamo con la Chiesa, col tavolo delle Chiese Valdesi e la comunità Sant'Egidio ai corridoi umanitari, che sono veri e propri aerei di linea, e in collaborazione con l'ambasciata italiana alcune famiglie siriane viaggiano verso l'Italia con un visto e poi avranno la protezione di rifugiato in Italia. Vengono accolte, questa è la cosa forse più straordinaria, più umana e più bella, da parrocchie, comunità, gruppi di volontari che si autotassano per accoglierli. Infatti i corridoi umanitari non sono uno strumento pubblico fatto con le tasse, ecco, è uno strumento che le persone, i semplici cittadini possono adottare, e quindi per esempio spesso noi volontari ci ritroviamo ad accompagnare le famiglie del campo o delle famiglie molto vulnerabili che conosciamo, o anche singole persone, all'ambasciata. E poi, una volta finite le procedure, vengono inseriti in un programma di corridoi umanitari e vengono accolti in Italia, e siamo sempre noi volontari a sensibilizzare, ad aiutare, a cercare delle comunità, delle parrocchie, qualcuno che li può accogliere. E sono momenti difficilissimi ma anche molto belli. E poi cerchiamo di seguire un pochino anche la loro integrazione in Italia. I corridoi umanitari attualmente sono collegati con l'Italia e con la Francia. E poi siamo nel terzo e ultimo livello, che è forse il livello che dà più speranza, ma è anche quello più faticoso, che è quello della proposta di pace. Nel 2015 alcuni profughi siriani hanno detto: noi non vogliamo migrare verso l'Europa, non vogliamo scappare, ma siamo obbligati. Il nostro sogno è di voler tornare a casa, perché proprio noi, di fronte alla scelta di uccidere o di venire uccisi, abbiamo scelto un'altra via, abbiamo scelto la via della non violenza, e noi sappiamo che è nostro diritto tornare a casa, ma non vogliamo essere forzati a farlo per le condizioni che siamo obbligati a vivere nei campi profughi. Noi vogliamo tornare a casa chiedendo una soluzione nuova, alternativa. E ispirati dalla comunità di San José de Apartadó della Colombia, hanno scritto insieme a noi questa proposta di pace, raccogliendo tutto quello che le famiglie dei campi profughi chiedevano. E questa proposta di pace in particolare chiede una zona umanitaria dove all'interno non ci siano fazioni politiche, non ci siano armi e non ci sia un'unica religione, ma ci sia pace, scuola e ospedali. Queste persone chiedono uno spazio dove ripartire come popolo e uniti dal desiderio di crescere e di andare avanti nella non violenza dopo anni di conflitto che li hanno portati all'abisso, che li hanno portati a vivere quello che stanno vivendo. Queste persone hanno le idee molto chiare e da un po' di anni noi volontari, insieme ad alcuni di loro, che proprio per avere le idee molto chiare sono state obbligate a lasciare il Libano, minacciati e arrestati spesso per essere difensori dei diritti umani, con loro incontriamo dai piani alti delle istituzioni alle associazioni molto semplici che decidono di firmare questa proposta. In questi anni, solo per fare degli esempi, abbiamo incontrato per esempio il Parlamento europeo, la Commissione d'inchiesta per i diritti umani a Ginevra, abbiamo incontrato Mattarella, abbiamo incontrato il Papa 2 volte, ma abbiamo anche incontrato associazioni, comuni, la GESCI, alcuni comuni, alcune regioni che hanno voluto farsi firmatari e portavoce di questa proposta. Ecco, in quest'anno nuovo, in questa giornata particolare, io affido anche a voi la speranza di un mondo diverso, affinché l'unica soluzione che attualmente c'è, che è quella del silenzio, non prevalga, affinché la morte non sia l'ultima parola. E noi ci crediamo, siamo a fianco a queste persone soprattutto sono al nostro fianco, ci danno una gran carica e niente, vi auguriamo un buon anno. un saluto a tutti voi e un grazie per questo invito di Don Matteo, che ho accettato molto volentieri, soprattutto perché viene da Vicenza, una città a me cara, perché davvero ci ha dato una grossa mano la Chiesa. Parlo della Chiesa di Vicenza, ho potuto molti parroci, ci hanno dato una grossissima mano per lanciare Beati Costruttori di Pace. Direi che era una delle colonne portanti Vicenza, e mi auguro che davvero con questa marcia riprendiate questa voglia di impegno per la pace, che dovrebbe essere qualcosa di essenziale a tutte le parrocchie, a tutte le comunità cristiane. Ritengo molto importante questo trattato per la proibizione delle armi nucleari dell'ONU, che entra in vigore il 22 gennaio. È un trattato molto importante, è vero, è un, se volete, un pio desiderio dell'ONU. Ma il fatto che abbia già avuto 50 nazioni che l'abbiano firmato lo rende significativo adesso, e diventa un pungolo nella cattiva coscienza di chi detiene le armi nucleari, degli 8 paesi armati di armi nucleari. Purtroppo anche noi siamo prigionieri delle armi nucleari, e questo grazie alla NATO, a questa alleanza nella NATO, in cui è la NATO che ci fa avere e ha messo in Italia le bombe atomiche, sia a Ghedi, Brescia, sia ad Aviano, in Friuli. Ne abbiamo lì una 70ina. Ricordo a tutti che la NATO, fra l'altro, mi domando, ma che significato ha oggi? Già nel 48, quando 48-49, quando c'è stata la votazione in Parlamento, solo 2 della Democrazia Cristiana avevano votato contro la NATO. Uno di questi era Giuseppe Dossetti, che poi ha abbandonato la politica e è diventato un monaco. Lui ha detto: voto contro, perché se noi aderiamo alla NATO vuol dire che l'Italia non è più un paese sovrano, la politica estera la farà gli Stati Uniti. E così è avvenuta. Noi siamo oggi davvero prigionieri di queste bombe atomiche, prigionieri della NATO, e in un momento particolarmente difficile questo, quando davvero potrebbe scoppiarci fra le mani una guerra nucleare. È possibilissimo. E vuol dire l'inverno nucleare. Siamo oggi, l'umanità è davanti a queste due scelte: o chiamiamolo l'inverno nucleare della guerra, che potrebbe avvenire, guerra nucleare, oppure l'estate infuocata che il pianeta subirà per questo nostro sistema. Dobbiamo uscirne da ambedue, sono i 2 poli su cui Papa Francesco sta insistendo. Noi abbiamo nel mondo oggi 20.000 bombe atomiche, pronte ad essere sganciate, ma veramente, per di più vorrei ricordare a tutti voi una cosa fondamentale. L'anno prossimo arriveranno in Italia le nuove bombe atomiche, le cosiddette B61-12, terribili, molto più terribili della bomba di Hiroshima, di Nagasaki, che infatti vengono usate anche per arrivare nel sottosuolo, per scovare i nemici nel sottosuolo. Queste rimpiazzeranno le vecchie bombe atomiche, 70 bombe atomiche che abbiamo in Italia, a Ghedi e ad Aviano. E arriveranno anche l'anno prossimo i missili atomici, quelli che avevamo negli anni 80, contro cui abbiamo tanto lottato. Siccome gli Stati Uniti è uscito dal trattato INF cosiddetto, adesso la Russia comincerà a piazzare i suoi, e gli Stati Uniti piazzeranno i loro, e li piazzeranno in Italia, non sappiamo ancora dove, ma arriveranno. O l'anno prossimo, il prossimo o l'altro anno ce li avremo anche in casa. Per cui, capito un po' che razza di pericolo siamo sul fronte. Vogliamo davvero essere travolti da tutto questo? Io ho solo una cosa da dire. Siamo impazziti, il mondo è impazzito, ma anche noi siamo folli a questo livello, non soltanto per le armi atomiche, per favore, ma anche per le spese in armi che facciamo. Ricordo a tutti che gli Stati Uniti, e non solo con Trump per favore, già con Obama, avevano stanziato 1.000 miliardi di dollari, sapete cosa sono 1.000 miliardi di dollari? Stanziati per rinnovare tutto l'armamentario atomico, e tutte le nazioni al mondo sono in corsa per questo, Cina, Russia, tutte le 8, e chi non ce l'ha vuole averlo al più presto. Uno di questi è certamente l'Iran, che vorrebbe la propria bomba atomica. Stiamo spendendo folle, e davvero è follia, stiamo spendendo somme enormi in armi. Abbiamo speso l'anno scorso, sono dati Sipri di Stoccolma, 1917 miliardi di dollari, ma roba in un anno. Un paesino come l'Italia ha speso 27 miliardi di dollari in armi, ma siamo pazzi, 27 miliardi, tolti alla sanità, tolti alla scuola, ma davvero è follia totale la nostra. E chiaramente dobbiamo ricordarci una cosa, che questo non è fatto per caso. Le armi, per favore, ve lo ricordo, servono a una cosa ben precisa, servono a mantenere questo sistema che permette al 10% del mondo di consumare il 90% dei beni di questo mondo. Questo è il cuore del problema. Ecco perché ci tengono così tanto alla bomba atomica, che diventa la regina del terrore, per terrorizzare qualsiasi che vuole tentare di cambiare questo sistema, che deve essere cambiato. E quindi la cosa che davvero mi fa più male è questo silenzio da parte dei cittadini, ma non è possibile davvero arrivare a questo. Voi oggi state lanciando una marcia, incominciamo a capire una cosa fondamentale, perché una marcia che fate adesso a Vicenza non potete incominciare a prepararvi a una grande marcia passato il virus, almeno speriamo che ci lasci un po' più in pace in futuro, attorno alla base per esempio di Aviano, in Friuli, o quello di Ghedi, a Brescia, e fare una grande marcia tenendovi tutti per mano attorno. Io l'ho fatto quando ero direttore di Nigrizia, cioè dobbiamo incominciare a muoverci. Quello che io davvero trovo assurdo in tutto questo è il silenzio soprattutto della Chiesa italiana. Siamo grati, per favore, dobbiamo essere gratissimi a Papa Francesco, il nostro padre, grande profeta, che sulle armi è stato di una chiarezza incredibile. È lui, in Fratelli Tutti, nell'ultima sua enciclica, che ha smantellato perfino la teologia di Sant'Agostino sulla guerra giusta, e viene a dirci che non c'è nessuna guerra giusta. Non solo, Papa Francesco insiste che non solo l'uso di una bomba atomica è chiaramente immorale, ma anche il possesso di una bomba atomica diventa criminale, diventa immorale. È la prima volta che un Papa fa dei passaggi del genere, perché siamo davvero tutti in pericolo e dobbiamo davvero incominciare a capire che dobbiamo reagire. Ma me l'aspetto questa reazione soprattutto dalla Chiesa, che con queste dichiarazioni, ma noi tutte le comunità cristiane, ma dovrebbero... Allora voi direte, ma cos'è che possiamo fare? Prima di tutto questo tipo di informazione deve passare nelle catechesi, ai bambini, agli adolescenti, ai giovani, agli adulti, deve passare nelle omelie dei preti la domenica. Questa sensibilizzazione è fondamentale, perché se le comunità cristiane non capiscono questo, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Non possiamo assolutamente accettare davvero che si continui così, ma soprattutto io direi non basta... Bisogna cominciare ad agire, non solo ad essere informati, ma ad agire, uscire, avere il coraggio come fate voi oggi, la grande manifestazione, dicendo che non possiamo accettare che l'Italia spenda tutte queste armi mentre toglie i soldi ai agli ospedali, alla sanità, alla scuola, eccetera. Dobbiamo schierarci, dobbiamo scendere in piazza, prendere, e soprattutto io vi prego di una cosa che è importante. Vedete un po', se potete sostenere, lo chiedo soprattutto alle parrocchie, ma anche alle persone. Guardate che questo sistema, tutte queste bombe, queste armi, stanno in piedi con i nostri soldi. Come fate a tenere allora, come fate a tenere i vostri soldi in certe banche che pagano per le armi? In Italia le due banche principali che pagano per le armi è Unicredit e Deutsche Bank. Allora noi, lo dico come rivista di Mosaico di Pace, di Nigrizia, di Missione Oggi, abbiamo lanciato alle banche armate, chiedere ai fedeli, ma soprattutto direi alle parrocchie, alle diocesi, che abbiano il coraggio di ritirare i loro soldi da quelle banche che investono in armi. Ecco, e noi abbiamo una potenzialità enorme fra le mani, tocca a noi davvero muoverci. Ecco, il mio grido a voi, grazie per questo momento, ma datevi da fare, fate che questo messaggio passi nelle parrocchie, fate che davvero ci si impegni contro queste banche armate, solo così potremo demolire questo demone, è un vero demone della bomba atomica e delle armi, dobbiamo sbarazzarci di tutto questo se vogliamo sopravvivere. Buon lavoro a tutti voi e l'augurio davvero di un buon 2021. Dio nostro, Trinità d'amore, dalla potente comunione della tua intimità divina, effondi in mezzo a noi il fiume dell'amore fraterno. Donaci l'amore che traspariva nei gesti di Gesù, nella sua famiglia di Nazareth e nella prima comunità cristiana. Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo e di riconoscere Cristo in ogni essere umano, per vederlo crocifisso nelle angosce degli abbandonati e dei dimenticati di questo mondo, e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi. Vieni, Spirito Santo, mostraci la tua bellezza riflessa in tutti i popoli della terra, per scoprire che tutti sono importanti, che tutti sono necessari, che sono volti differenti della stessa umanità amata da Dio. Amen. Fiamma non ti brucerà. Io ti sarò